L'ispirazione viene dal film La mia Africa, interpretato da Meryl Streep, un film degli anni 70 che noi abbiamo visto, io e Miri abbiamo visto quando ancora il concetto di cividini non c'era, non pensavamo mai di fare cividini. E in questa occasione, quando si comincia una collezione, bisogna trovare degli spunti per la collezione, ci siamo ricordati di quel film e quindi siamo andati a pescare dei piccoli riferimenti di quel mondo che era un po' nord europeo, un po' africano. E abbiamo cercato di dare un filologico a tutta la collezione basandoci su quelle impressioni. Sì, ci sono tante cose che abbiamo preso, a parte diciamo così il rigore nord europeo in confronto invece all'esuberanza africana, e abbiamo tentato di riprodurlo nella collezione con dei disegni diciamo così di gusto africano e invece delle cose molto semplici, molto pulite di gusto nord europeo, quindi proprio cercando di trovare lo spirito di quel film, della costumista di quel film, Milena Canonera, che aveva fatto un lavoro incredibile, tant'è vero che aveva preso anche l'Oscar. Bisogna avere creatività e poi bisogna avere tanta competenza, savoir faire, know-how, bisogna conoscere il mestiere. Certo che senza creatività non succede niente. Io perché ho fatto l'insegnante, ho insegnato a una scuola di moda di Berlino negli anni 2000, la cosa che raccomandavo sempre ai miei studenti era quello di imparare il mestiere. Perché chi ha talento prima o dopo esce, però il mestiere bisogna impararlo e per imparare il mestiere bisogna lavorare, lavorare, lavorare. Questo è il messaggio che lancio agli studenti di moda.